Daisy, lei presta la voce a Darth Vader, ribattezzato nella versione italiana il Lord Fener. Se è vero che per fare un buon doppiaggio bisogna seguire la bocca e gli occhi dell'attore, come affrontò lei il doppiaggio di un personaggio che indossava una maschera? E si rese conto già all'epoca che stava prestando la voce ad un personaggio che poi sarebbe diventato memorabile nella storia del cinema. Sì, uno dei problemi che io dovevo affrontare, problemi con me stesso, era la soggezione, il tremore di non andare a sync. E Mario, mi diceva spesso, non importa il sync, prima trova il personaggio. Prima trova lo spirito del personaggio, dopo troviamo il sync. E la mia abitudine era invece di preoccuparmi subito del sync. Io sono molto lento, impiego tempo a capire le cose e soprattutto a farle mie. Per cui ho impiegato un po' di anni a essere così disinvolto, mai raggiunta la disinvoltura di Oreste Lionello, naturalmente, però adesso e quando naturalmente feci il provino, però Mario mi disse lo fai tu sicuramente, sono convinto di questo. Quando poi mi comunicò che comunque avevo vinto il provino e che dovevo fare, facemmo naturalmente in colonna separata, e mi disse: finalmente sei libero dal sync, per cui normale, Massimo, con la tua voce normalissima, come ti viene? Stai dentro alle lunghezze della battuta, naturalmente, però libertà massima. Ecco. Difatti non ebbi difficoltà particolari, anche perché il respiro lo mettevano dopo al messaggio, per cui non dovevo se non stare dentro allo spirito di questo personaggio, che è l'incarnazione o un'emanazione del male, diciamo, ma della forza negativa, però dopo avrà naturalmente un risvolto. Ecco perché c'è una scelta, l'avveduta, intelligente scelta di Mario Maldesi, cioè ho bisogno di una voce che non sia solo cattiva, ma che faccia intendere che dietro c'è una possibilità di bene, di buono. E quindi io allora non avevo assolutamente valutato il fatto che avrebbe avuto così riconoscimento, nel senso che proprio riconoscono la voce ancora oggi, se anche in autobus oppure. Prego signora, si accomodi. La signora mi guarda e dico sì, sono io, cioè è la mia voce. Ma mi capita con tantissimi, veramente con tantissimi. Una voce che poi si è rivelata essere estremamente simile all'originale. Fu un fatto voluto o una coincidenza? Beh no, un fatto voluto. Come dicevo prima, le scelte di Mario Maldesi sono, non perché abbia scelto me, era una scelta intelligente, sono sempre state molto oculate, molto. È stato un direttore di doppiaggio, è ancora un direttore di doppiaggio che riesce a vedere al di là. Io con lui ho fatto delle cose di cui posso vantarmi proprio e lo debbo a lui, lo debbo. Lei ha pronunciato una frase che è entrata nella storia del cinema. Luke, io sono tuo padre. Ricorda la giornata in cui la incise, il turno, l'anello, se la doppiò in colonna separata? Oh no, non ricordo, non, certamente in colonna separata, questo non ci piove.
Ma il giorno, proprio, anche perché c'è stato un accavallamento di episodi, prima, no, no, episodi prima del primo girato e del primo doppiato sono venuti dopo, eccetera, per cui non ho ricordi precisi di questo. A proposito invece ci sono alcune frasi che sono questa e l'altra, la forza sia con te o sia con voi, eccetera. E quella della forza è richiestissima, richiestissima. Ci sono amici che a volte hanno, mi è capitato 2 o 3 volte, anche l'altro giorno mi ha chiamato un amico e mi ha detto: "Senti, c'è Filippo, il figliolino, che non vuole dormire. Gli fai per favore la voce al telefono, la voce di Lord Fener?" Perché, ecco, ma non solo i figliolini di 10-12 anni, ma ci sono dei quarantenni che mi dico, quando giravo questo corto per il museo di Caprarola, i ragazzi della troupe erano molto giovani. Il fonico, alla fine, quando abbiamo girato tutta una mattina in cromachia, ero solo io, quindi ha fatto tutto. Alla fine è venuto, io stavo spogliandomi e mi ha detto: "Massimo, senti, dovresti farmi un favore." "Va bene, dimmi." "Visto che ho con me la macchina, il Niagara, eccetera, il Nagra, il registratore, eccetera, eccetera, e se tu mi incidi questa frase," che era una frase che diceva Lord Fener nel film, "però devi sostituire il nome, metti il nome mio al posto del nome del personaggio a cui ti riferisci, eccetera." Allora, lui ha telefonato, non si ricordava la frase, io manco, non sapevo neanche, ha telefonato alla sua fidanzata, la quale ha visto la cassetta, sapeva dove stava la frase, gliel'ha richiamata, insomma, tutto. Poi ha voluto una seconda registrazione per fare una sorpresa a un amico con il nome dell'amico, naturalmente. Colmo di queste richieste, a questa grazie a Dio a pagamento, è stato un giorno mi telefonano e mi dicono: "Senti, dovresti fare, abbiamo tutti i permessi di Lucas, di tutto, dovresti fare, se tu sei d'accordo, naturalmente ti paghiamo, eccetera, un tom-tom, una navigatore, la voce di un navigatore, con la voce di Lord Fener." Allora, le due voci erano una di Lord Fener e l'altra quella della come si Yoda. chiama? Yoda. E io dicevo, per esempio: "Devi andare assolutamente a destra." E Yoda mi diceva: "No, veramente può darsi che sia più difficile, allora proviamo ad andare a sinistra." "No, devi andare a destra." Ecco. So che qualcuno l'ha comprato che rideva su queste cose. Ancora nel film Star Wars, episodio 3, La vendetta dei Sith del 2005, lei è stato richiamato al leggio per incidere solo poche frasi. Com'è stato rientrare nel personaggio dopo tanti anni e ha ritrovato subito lo spirito e la caratterizzazione vocale di un tempo? Sì, non è, ero io, era la mia voce, non c'è stato problema. Non molto tempo fa mi hanno chiamato per aggiungere un no a quando lui si ribella, Lord Fener si ribella all'imperatore e lo scaraventa fuori nello spazio, diciamo. C'era da aggiungere un no, perché stanno, ogni tanto rifanno tutto, ripubblicano, eccetera. C'era un assistente, non c'era nessuno. Ha detto: "Deve dire un no." Ho sentito l'originale e ho detto il secondo no, ma niente di che. Non ha...
è rientrato però nel personaggio. Certamente, certamente. Non posso non salutare con una delle frasi tipiche di del personaggio che più è ricordato attraverso la mia voce, cioè Lord Fener. La forza sia con voi. Ciao.